Buongiorno a tutti quanti. Oggi video veramente fantastico e spettacolare. Allora, vi ricordo, prima di che mi sfugga dalla mente, che nella descrizione del video, a parte trovare vari siti dove potete dare un apporto al canale, avete voi un codice sconto, usate il link, potete dare anche un sostegno al canale. Lascerò il link del rasoio che proverò oggi. In più avrete la possibilità, visto che andremo a provare un prodottino di Andrea Bianchi, quindi Sambuca, vi lascerò link con un codice sconto del 5% sul sito. Quindi se vorrete provare qualche novità, che adesso ragazzi Andrea sta viaggiando a livelli altissimi. Già con talco essenza ha fatto un capolavoro. Ho sentito Nuova Rosa, ve lo dovrò portare, una profumazione a parte che è potentissima, di una qualità mostruosa, ma per una rosa buona così veramente, cioè adesso anche come bontà di profumazioni, cioè se la gioca con Marrakesh senza scherzi, qualcosa di veramente fantastico. E anche come saponificazione, anche la base premium, e ho sentito che è più solida, più facile da usare, però la porterò in video in un altro momento. Adesso portiamo sempre della linea Essentia Sambuca, perché volevo portare prima questa profumazione qua, perché è qualcosa ragazzi di fuori di testa. Uno può dire: a cosa assomiglia? Assomiglia alla Sambuca, no? Quindi uno può dire: assomiglia al liquore della Sambuca. Dire che assomiglia al liquore della Sambuca è sbagliato perché non è che ci siano delle note che lo ricordano, non è che pochettino ci assomiglia, sì, ma ragazzi, io se vi metto il sapone o l'aftershave in un bicchierino e da una parte vi metto la Sambuca Molinari, ve li metto sotto il naso bendati, io ci scommetto quello che volete che voi non riuscite in nessun modo a capire quale è una, quale è l'altra. Quindi qui sentite anche la parte alcolico, questa è Sambuca Molinari al 100%, una roba fuori di cranio. E adesso andiamo a usare proprio questo. Ci andiamo ad abbinare due o tre belle novità, ragazzi, oggi, proprio giornata di super mega novità, anche perché è un po' che non vi porto qualcosa, quindi oggi dovevo sparare alto. Siccome non sono stato proprio benissimo di salute, quindi mi sono lasciato anche un po' andare con la barba. Lo sapete che io non uso molto pennelli in maiale. Allora, quale miglior modo di provare queste nuove uscite di Alessandro Pistoia di Pantarei col loghino sotto in ceramica? Ragazzi, finiture di manici resina veramente spettacolare, veramente molto molto bello. Ciuffo, sembra tipo setola sbiancata, abbastanza morbido ma non troppo floppy, cioè nel senso il massaggio si sente. Adesso vedremo in viso, non lo so, primo utilizzo che faccio. Ragazzi, non ci ho fatto chissà che rodaggio, quindi sicuramente lo si andrà ad apprezzare nel tempo. Io vi do le mie impressioni basilari. Ciò che vi posso dire è che al prezzo a cui vengono venduti, andate a vedere sul sito di Alessandro Pistoia, ragazzi, cioè per come sono fatti tutto, tanta tanta roba. Proveremo anche il tasso, proveremo anche il sintetico. Sono veramente veramente fatti bene, cioè bisogna dire quello che è. E quindi andiamo a provare questo tasso. Qual è un altro colpaccione che andremo a fare oggi? Ragazzi, quanto bello è! Quanto bello è! Cioè, ma aspetta, prima che mi cada, guardate la basetta, cioè la basetta Atelier Dourdan, spettacolare, questa è un'opera d'arte. Io l'ho voluto con questo manico qua, anche se c'è a disposizione anche l'altro manico. Se volete ci sono le finiture anche super extra lucide, io ho scelto questo. Ragazzi, estetica, adesso tolgo la lametta perché l'ho messo un po' in caldo, bellissimo. Gap, io ho scelto l'uno. Veramente, veramente tanta, 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 tanta roba. Fabriqué en France, francese,
Bellissimo, cioè esteticamente è di un'eleganza e di una fattura anche quando lo prendete in mano, cioè ragazzi vedete che è un rasoio proprio di alto alto livello, quindi non, qua non ci sono assolutamente storie, dubbi, ok risparmiare tutto quello che volete, tutti i rasoi tagliano, questo è proprio bello, questo è un rasoio da signore. Speriamo anche che tagli bene. Io ho scelto il Gap 1,09, detto magari troppo poco, sopra l'1, non lo so, andiamo a vedere come lavora. Quindi, cominciamo la rasatura, che sono veramente stra mega curioso di provare un po' tutte queste belle cose, insomma, che c'ho. Adesso prendo la ciotolona del gruppo Passione Rasatura e ci metto dentro un po' di sapone. Questa è la scatolina Atelier Dourdan. Eccola qua, semplice, niente di che. Ci vado a mettere un po' di sapone. Cioè, ragazzi, c'è il profumo di Sambuca Molinari, è una roba che non ha senso. Cioè, io non ho mai sentito una profumazione così fedele. Vedete, ci metto dentro il sapone schiacciato e riempio di acqua in modo che si idrati bene il sapone. Comunque, una cosa che bisogna dare atto, anche perché me lo stanno già dicendo in tanti, da adesso 2024 tutte le nuove uscite anche della base premium, quelle leggere difficoltà che hanno avuto alcuni hanno avuto proprio delle difficoltà vere e proprie nel montaggio, che magari facevi un po' fatica a tenere l'acqua, che questo, che quello, sono state completamente risolte. Quindi se uno vuole adesso si può guidare in pista da Ferrari anche con più facilità, diciamo, ecco. Non è più quella difficoltà che c'era all'inizio. Beh, Andrea è riuscito a mantenere altissima l'asticella, ma anche a rendere il sapone molto più fruibile, quindi ottimo. Ma va benissimo anche che ci sia questa linea con profumazioni tra virgolette un po' più semplici, a parte talco che ha voluto lasciare una profumazione comunque costosa e premium anche per premiare il fatto, insomma, ecco, che è stata quella che ha portato un po' a successo anche il marchio, no? Ragazzi, il nostro talco mio, di Andrea, di Passione alla Natura, ha portato al successo, ha fatto anche conoscere il marchio, bisogna dire quello che è, quindi sono stato contento che comunque l'abbia tenuto anche sulla linea Essential, però la linea Essential sicuramente saranno sempre profumazioni più semplici, meno complesse, meno elaborate, per avere giustamente mantenere anche un costo, un prezzo più abbordabile, ok? Mantenerlo un po' più basso. Quindi io continuo a essere assolutamente d'accordo che ci siano entrambe le versioni, no? Quindi la premium sai che paghi una saponificazione molto più complessa, paghi proprio tutto il top, qua hai comunque un prodotto da paura, ragazzi, da paura, ma che magari si può permettere anche qualcun altro, ecco, si possono permettere un po' tutti, diciamo. Gli after, quelli sono sempre tutti top quality, quindi se uno logicamente vuole l'after, deve sapere che quello è il suo costo. Ok, andiamo a vedere. Allora, molto morbido, ve lo dico. Ciuffo molto morbido. Però il massaggio si sente. Dopo, allora ve lo dico ragazzi, c'è giudicare un maiale al primo utilizzo, posso dirlo, è quasi impossibile, cioè va usato, va, però ci ho fatto comunque un paio di giri, ho fatto un paio di giorni di ammollo, quindi l'idratazione ce l'ha. Non è secco di scatola, diciamo, ecco, mettiamola così. Acqua ne chiede.
Ragazzi, la profumazione di Sambuca, voi non potete capire. Allora, non punge, si sente proprio appena nelle punte, però contate che è nuovo, cioè. Quindi appena si forma qualche doppia punta, secondo me, è una coccola. Ecco, se uno ama i maialazzi, quelli cattivi, cattivi, no, questo è proprio è morbido, bello morbido. Però non è tipo Zenith sbiancato che già da subito è qua. Tra virgolette, quasi troppo morbido. Questo, secondo me, è una mezza via. Ha la sua morbidezza, ma non è. Non è troppo floppy. Ragazzi, come viaggia. Come viaggia il sapone, come viaggia anche il pennello, mi piace. Dopo vi dirò, cioè, non pensate ragazzi che mi vedrete tante volte a me con i maiali, perché ho questo, ne sono tenuto un altro che è un vecchio Zenith, setola vulcanizzata, vedete, quasi nuovo, cioè, io purtroppo con i maiali non ci vado, non impazzisco, anche perché mi piace scegliere sempre sul momento, quindi comunque il maiale per rendere almeno un po' di ammollo, un po' di preparazione, ogni tanto usarlo, fargli qualche montaggio per tenerlo vivo, cioè il maiale più lo usi meglio è, da qua non ci scappiamo ragazzi, più lo usi meglio è. Ragazzi, mi dispiace non aver potuto mostrare come è andato il giveaway, ma mi sono reso conto, insomma, ecco, che sono certe cose che non si potevano fare, e quindi prossima volta faremo in modo diverso. Sappiate che comunque ho fatto tutto con estrema sincerità, e ecco, chi ha vinto doveva vincere, è finita lì. Prossima volta, oh ragazzi, ci posso mettere acqua praticamente. Guardate, guardate, ci posso mettere acqua all'infinito. Mi fermo perché non ha più senso, ma è qualcosa di. Se penso comunque che una volta erano già prodotti top, se dopo mi serve ne preparo da un altro po'. Pensare all'upgrade che ha fatto fino adesso per portarci un prodotto così, è qualcosa di fuori di testa. Andrea, hai fatto veramente capolavoro. E anche profumazioni, ragazzi. E dopo vi farò vedere un'altra profumazione che logicamente il re. Vediamo come va il re, perché è troppo bello, ragazzi, troppo bello. Molto delicato. Ora, avrei potuto scegliere l'altro manico con più grip. Io ho voluto questo perché questo proprio mi piace. Non ha tantissimo grip, è liscio, però è bello, ragazzi. Io qua volevo un rasoio bello, cioè. Se no, c'è l'altro manico, senza problemi. Uno si prende l'altro manico. Ma la bellezza di questo manico per me è qualcosa di. Comunque, allora, è molto dolce, però dico che 2 settimane di barba sta andando. Non, richiede un angolo leggermente chiuso, quindi non tanto aperto, nemmeno troppo chiuso come un black, neanche una mezza via.
Secondo me, già così a primo acchito, posso dire che si può azzardare anche un gap 1-1, 1-2 secondo me, però vediamo nel contropelo, perché con una settimana, di due settimane quasi di barba, si fa facile parlare. Mamma mia. È bellissimo, è un rasoio bellissimo. Mamma mia. Un rasoio bellissimo. Questo mi dà l'impressione di quel rasoio che puoi usare tutti i giorni anche in contropelo diretto con molto gusto. Non so, è proprio, sto dicendo parole che mi vengono fuori dalla testa così durante l'utilizzo, eh. Non penso che andrei con un gap minore comunque. Adesso comunque si giudicherà nell'obliquo, nel contropelo, perché una barba così neanche era 41 me la fa sparire senza pensieri. Ragazzi, se vi piace l'anice e se vi piace la Sambuca Molinari, cioè, questo è il set definitivo. Ma mi credete se vi dico che mi viene voglia di ciucciarmi il sapone? Se mi sta sento la parte zuccherina della Sambuca Molinari, mi sta venendo voglia di ciucciare il sapone per sentire il gusto della Sambuca. Mai provato nulla del genere. No, mi dispiace un po' che con Amaro dal capo, nonostante funzioni bene il sapone, tutto quello che volete, però, come vi ho detto, mi aspettavo quel cavolo, quella vicinanza un po' più spinta verso il liquore. Invece ho trovato più una tisana alle erbe, quindi più un mix di erbe. Invece qua, ragazzi, questo è Sambuca Molinari. Comunque, Andrea, per avere questa profumazione sfrutta una tecnologia che gli permette proprio di ricreare fedelmente, praticamente al 100%, la profumazione, perché va a prendere dal liquore stesso il componente profumato e dopo lo ricrea con tutti i componenti che l'apparecchiatura che ha per il suo lavoro, praticamente gli dice quali sono tutti i componenti profumati che compongono la profumazione della Sambuca Molinari, o di comunque di qualsiasi altro componente che tu senti comunque che ha la sua profumazione, e lo ricrea con componenti di profumeria che quindi si possono mettere sul viso. Allora vi dico, pennello fantastico, uno dei più bei maiali che ho provato. Non lo so se alla lunga, se uno lo usa tanto, se diventa, per qualcuno che ama il massaggio bello vigoroso, se può diventare troppo morbido, questo io non lo so. Però io che non amo il maiale troppo aggressivo, questo mi sta permettendo già da subito un bel massaggio che me lo sento gustoso in viso, ma non sento le setole aggressive. Quindi per me è tanta roba, ve lo dico. È montaggio da paura. Andiamo a vedere adesso il vero carattere del rasoio armato di Gillette Natchet.
Olga. Mi piace, ragazzi, mi piace. Se chi ama i rasoi giornalieri. Questo qua. Lo farà impazzire, perché è dolce, però la lama, almeno sul mio viso, sta suonando bene. Cioè, mi piace un taglio bello preciso, un gusto da sentirlo. Cioè, non è tipo come lo start russo che è un po' noioso, non senti cosa fa in viso. Ecco, mi ricorda un po', è un azzardo, però non saprei come altro al momento, come altro spiegarlo. Mi ricorda un rocca addomesticato, cioè come se voi prendeste un rocca e lo fate diventare leggero e mansueto. Non lo so, è una roba un po' particolare. Anche un po' la chiusura che ha l'angolo che va usato, anche se questo è più intuitivo perché te lo chiama proprio. Quel taglio chirurgico. Però, almeno con Gap 1 così, molto più dolce. Penso sia esposizione neutra o leggermente negativa, anche se adesso vi dico la verità, non ho guardato, quindi non voglio dire altro, vi dico le mie sensazioni che ho. Vi dico, se uno si fa la barba comunque 2 o 3 volte a settimana, anche 2 volte. Io non azzarderei di più. Nel senso che già ho portato via tutto, comunque nella prima passata, che avevo barba esagerata. Vi dirò che comunque va rispettato, perché adesso, vabbè, questi giorni qua ho mangiato un po', ho bevuto un po', 2 settimane che non mi rado, quindi la pelle non era più abituata, non ho la pelle perfetta, quindi qualche piccolo puntino è quasi fisiologico che scappa, però lo sento molto rispettoso della pelle, cioè assolutamente zero aggressivo. Però è una dolcezza, secondo me, che non è scontata, cioè nel senso, è dolce, uno dice, ma magari non taglia chissà che, invece rada, ragazzi, cioè rade, rade bene. Vado bene, perché adesso facciamo un po' di ritucchini e mi sa che non è rimasto chissà cosa in viso, eh. Infatti, appena appena qua. Mamma mia, vedete, perché uno non si rende conto, perché dice, ah, bello dolce, vai. No, no, rade.
Qua ti porti a casa tranquillamente. Secondo me quella è la meta giusta. Porti a casa il livello, una rasatura a livello di Game Changer 084. Ma senza proprio batter ciglio. E senza spingere. Non bisogna spingere, anche se a volte ti fa venire voglia, non bisogna spingere. Tanta roba, ragazzi. Bel rasoietto. Allora, sia chiaro, non è il rasoio che quando lo provi ti fa dire, è il rasoio della vita che non mi può mancare. Sono sincero, poi io vi dico quello che penso. Non è quel tipo di rasoio, però è un rasoio bellissimo. Cioè, è proprio bello, 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 rade con una precisione che senti che dietro c'è un progetto, cioè ha una precisione, tu devi becchi l'angolo giusto e senti la lametta che suona come lui vuole che la lametta suoni, cioè capisci che non è fatto così alla faccia a caso, si sente che dietro c'è un progetto che funziona bene, ragazzi, a parte vi ho detto qualche piccolo puntino, però c'è un BBS profondissimo. In certi punti qua dove di solito evito di spingere sono andato un pelo troppo, però non ho bruciori, non ho assolutamente bruciori, qualche piccolo red point ci sta, ma è roba minuscola che se ne va subito, è proprio una cosa che anch'io non conoscendo il rasoio, questo rasoio, come vi ho detto, che come carattere a me ricorda un po' alla lontana un po' Rocca, ok? Andiamo di aftershave. Mamma mia, che mi ricorda un po' Rocca, perché? Perché hai proprio quella sensazione chirurgica, quel taglio pulito, precisissimo. A me tra questo Rocca, perché io preferisco questo, vi dico la verità. È un pochettino meno, secondo me, profondo. Però con la lametta giusta, boh, ragazzi, io mi sono portato a casa una sbarbata micidiale. Dopo fate voi. Me ne metto un altro po'. Sette qua, Sambuca, ragazzi, è... Qualcosa di spettacolare. Posso dire altro? Spettacolare. Prestazioni del sapone, scorrevolezza, montaggio, post rasatura, spettacolare. Ho la pelle, cioè, guardate, guardate, penso che parla da sé. A me il rasoio è piaciuto molto, è un rasoio che costa perché è un rasoio fatto veramente bene. Cioè, guardate che bello con la sua basetta così, cioè, che eleganza. È un rasoio che comunque... Ecco, non è uno di quei rasoi belli, ma che magari dicono so, comprerai solo da tenere nella vetrinetta. Questo è un rasoio che secondo me usi volentieri. È un rasoio che secondo me ti fa azzardare anche un contropelo diretto, perché hai la giusta precisione e profondità anche giornalmente, anche tutti i giorni. Quindi un rasoio che puoi usare tutti i giorni, come con barba di 2-3 giorni senza problemi. Se vai un po' più in su, logicamente fatichi un pelo, però i scarichi vanno bene. Sotto l'acqua è andato via tutto, non mi ha dato problemi con 2 settimane di barba, quindi alla fine non ha avuto problemi neanche con 2 settimane di barba. Però non è adatto a quello, secondo me, almeno con questo gap. Ma non andrai troppo sopra di gap. Io col gap 1 così me lo sono gustato da paura, ho una profondità di rasatura pari a, vediamo, un Game Changer 084, un scalino sopra il Sintesi, un passetto sotto il Rocca e sotto il 316, un passo sotto, è quella mezza via lì. Gran bel rasoio, ragazzi, a me è piaciuto. Non è il rasoio che ti fa straemozionare, ma non è neanche il rasoio che ti fa dire, beh, insomma,
Cioè, è un attrezzo chirurgico di precisione che ti dà un buon gusto nell'utilizzo, ma che non ti fa aver paura, cioè che te lo fa usare comunque con scioltezza, con eleganza, con precisione. Bello, bellissimo. Cioè, io sono veramente contento di averlo. Sono veramente, veramente contento. Tanto che vorrei anche pensare di vedere, magari di prendere anche l'altro manico. Questo è un manico estetico, ve lo dico, non è funzionale perché è un po' scivola, non hai... Ma io lo sapevo, cioè l'ho preso sapendo che io volevo una cosa bella da avere in mano, altrimenti avrei scelto l'altro tipo di manico che tra l'altro dovrebbe avere anche un bilanciamento ancora migliore. Questo sbilancia un pochettino sulla testina, quindi forse nell'utilizzo come peso è più adatto questo, ma come... Prese come tutto l'altro, sicuramente vi farà lavorare meglio il rasoio, secondo il mio parere. Però non l'ho provato, quindi non posso dire niente. I nuovi pennelli di Panterai, ragazzi, sono tanta roba. Cioè, bello, questo mi è piaciuto. Vediamo come sarà il sintetico. Speriamo bene, perché sapete che là io sono molto molto critico. Come maiale mi è piaciuto molto. Io non impazzisco per i maiali, ci vivrai bene anche senza. Ma tra i tanti che ho provato, questo è uno di quelli che mi è piaciuto in assoluto di più. Quindi tanta roba, manico bellissimo, bello anche il logo sotto, comunque con la ceramica, c'è la sua lavorazione dietro, quindi è un bel pennellino. E ragazzi, adesso con i prezzi così, cioè non costa 200 euro, 150 euro, vi direi cavolo, però un po' troppo. Sotto i 100 euro, secondo me questo qua è tanta tanta roba. Questo è il mio parere. Dopo, vedete voi. Sotto nella descrizione, ragazzi, per me, io vi ho detto, Andrea sta raggiungendo livelli da fuori di testa, sia per questa base Essential che da paura, sia che nella base Premium che adesso sta diventando, cioè, proprio utilizzabilissima da tutti. Ha risolto anche quelle leggere difficoltà che qualcuno aveva, delle difficoltà vere e proprie che qualcuno aveva adesso, ragazzi, non ci sono più neanche sulla linea Premium, quindi... Volete spendere un po' meno, avete comunque qualcosa di spettacolare. Volete il top? Avete il top in tutti i sensi, anche proprio nella fruibilità del prodotto. Tanta, tanta, tanta roba. Che cosa mi sparo adesso? Una cosa che non ve ne ho parlato tanto, ma piano piano ve ne parlerò perché sono sincero, su certi soprattutto mi ci è voluto del tempo anche un po' per capirli. Quindi è stata una cosa, anche un gap mio e non volevo... Più far l'errore di parlare di cose che non sento pienamente, piuttosto faccio a meno. Anche se è un produttore che sapete a cui tengo, con cui ho collaborato, ma non devo parlare per forza di qualcuno. Ne parlo se penso che ci sia qualcosa da dire o che ho qualcosa da dire io. E questo, ragazzi, fa parte di me. Quindi questo è un estratto di profumo Taci Talco Cipria. Quindi arriva dal set di talco. Ah. E ora ragazzi, volete una profumazione che molto probabilmente quando ce l'avrete in casa ve la ruberà vostra moglie e ve ne dovete prendere un'altra e dopo nasconderla? È quella qua. Uno dice, beh, ma vado a spendere, guarda che 100 euro di un estratto non sono tanti soldi, e ve lo dico. In più vi ricordo che avete il codice sconto adesso anche per voi qua su YouTube del 5%, vi metto il sito e tutto quanto. Ragazzi miei, cioè, ha una qualità che è fuori di testa, cioè dovete capire che non è un borotalco, cioè non sa di borotalco come quello, sì, è derivato da quella cosa lì, però dentro, ragazzi, ci sono componenti di altissima profumeria, lo sentite in tutte le note che le accompagnano, nelle note talcate e dolci che ci sono dentro, anche nella parte... Non speziata, ma talcata, cioè sentite la qualità dei componenti che ci sono dentro. Quindi, quando l'avete provato, capite subito che non stiamo parlando di, senza parlare mai nessuno di una felce azzurra, aftershave o profumo. Cioè, questo è buono, sa di talco, sa di felce azzurra, sa di talcato. Questo è un profumo, questo potete uscire. Questo, ragazzi, quando passate vi dico cavolo, ma mi ricorda quando ero bambino, cioè ti lascia dei ricordi, ti lascia un qualcosa addosso e dopo ci sono dei componenti che lo rendono un profumo indossabile su tutti i punti di vista. Quindi secondo me tanta 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 roba.
una cosa che dovrà migliorare, andrà in futuro, dovrà aumentare anche il prezzo, a me non mi interessa, però dico quello che penso, è un tappo più degno, questo è un tappo molto semplice, quindi già il contenuto merita. La bottiglietta questa è già carina per carità, però ecco, se vuole entrare nei profumi di nicchia, perché adesso le potenzialità ce le ha, anche quella profumazione di rosa, ragazzi, è qualcosa di folle, ma ce n'è un altro paio che vi farò sentire a fine video. Adesso vi farò sentire che parlerò di qualche profumo che sono già di una qualità eccessa. Bisogna anche avere, secondo me, un bel packaging suo, ben definito, un tappino che dia la sua bella presenza e tutto quanto, allora da rendere tutto il viaggio qualcosa di molto bello. Comunque la bottiglietta è un bel vetro e comunque è molto ben usabile, lo sprayer funziona benissimo. Ragazzi, la profumazione è un capolavoro, è qualcosa di spettacolare, persistenza enorme, perché parliamo comunque di un estratto e questa profumazione qua già di suo, già nel set dura tante ore, immaginatevi questo, cioè questo veramente fino al giorno dopo ce l'avete addosso. Ma mai invadente, presente ma mai invadente, e questa ve la intorno ci siete voi, questa ottima profumazione di pulito, di talco, di cipria, di meraviglia, cioè quello che è veramente un po' la vecchia barberia, quello che era quando eravamo bambini, che entravamo in bagno e trovavi magari il papà o la mamma che si era fatto il bagno e sentivi questo profumo di pollo talco meraviglioso, ecco, trasformato in qualcosa di moderno, di buono, di altissima qualità. Taci, talco cipria, spettacolare. Bene, ragazzi, mi sono prolungato tanto su questo video, ma perché veramente avevo tante cose da dirvi e ci tenevo, insomma, ecco, a spiegarmi nel miglior modo possibile. Rasoio bellissimo, a me piace da impazzire. Interessante, come vi ho detto, anche questi nuovi pennelli di Alessandro Pistoia, che è riuscito comunque con i ciuffi, almeno questo di veramente di ottima qualità, a portarli a casa ad un prezzo che sia concorrenziale, che faccia anche voglia di dire ok, cioè 200 euro non ce li darei, ragazzi, per 100 euro scarsi, quello che è. Adesso è proprio bello, cioè vedi che ciuffo di bella qualità, vedi come lavora in viso, lo senti. Adesso hai in mano veramente un bel pennello, secondo me, ad un prezzo più che degno. Quindi complimenti. Bello, 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 bello. Lo dico perché lo penso sul serio. Molto, molto bello. Questo lo farò provare anche al signor Montesin, che è un amante di maiali, e così dirà anche lui la sua, magari sul gruppo. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye.